Questo video illustra il montaggio e l'uso dell'ondoscopio PASCO VA9899. L'apparato include la vasca con una superficie libera di circa 35 x 35 cm, il generatore di onde, la sorgente luminosa, una scatola con alcuni piccoli accessori, l'alimentatore e il suo cavo, una sbarra metallica per il montaggio della luce, le tre gambe per il montaggio della vasca, la serie di attuatori, un righello, un contenitore graduato e lo schermo di proiezione. Qui non è ancora stata rimossa la pellicola protettiva. Il montaggio è molto semplice e si effettua in pochi minuti. Fissate le tre gambe, tenendo le viti calanti di equilibratura circa a metà corsa. Fate attenzione al tubo di scarico e alla presenza di questi supporti in plastica e di questa striscia di velcro che sono per il montaggio dello schermo. L'apparato si utilizza con le due gambe verso l'osservatore se si monta lo schermo. In alternativa, le figure verranno a crearsi tra le gambe di sostegno della vasca. Fissate l'asta di sostegno della luce all'apposita sede filettata vicino alla gamba che si trova da sola al centro di un lato. Fissate la sorgente di luce alla sua asta di sostegno. Così facendo, la luce si troverà a picco sul punto centrale della vasca. Concentriamoci adesso sul generatore di onde, che è il vero cuore dell'apparato. Notiamo il blocchetto per fissarlo all'asta di sostegno, i due attuatori, l'interruttore di accensione con la scritta on-off sulla faccia superiore, l'ingresso per l'alimentazione e l'uscita per l'alimentazione della luce. Sulla faccia superiore del generatore di onde abbiamo i seguenti controlli. Le due manopoline rosse regolano l'inclinazione del generatore di onde rispetto all'asta che lo sostiene. Ciò permette di porre gli attuatori alla profondità desiderata rispetto all'acqua e perfettamente complanari. Abbiamo poi il comando Frequency per variare la frequenza di battuta, da un minimo di 1 Hz a un massimo di 50 Hz, con la risoluzione di un decimo di Hz, controllata elettronicamente. Il comando Amplitude permette di avere una battuta più o meno evidente, cioè un maggiore o minore movimento in alto e in basso degli attuatori. Vi sono poi i comandi relativi alla sorgente luminosa. Un interruttore Steady Off Strobe che regola la luce spenta nella posizione off. Steady vuol dire luce fissa. Strobe significa che la luce lampeggia alla stessa frequenza indicata da questo display. Regolando questa manopola è possibile sfasare la frequenza della luce rispetto a quella di battuta. La sfasatura espressa in percentuale compare brevemente e poi ricompare la frequenza di battuta. Quando è zero, ovviamente, luce ed attuatori sono perfettamente sincroni. Infine, il comando Phase permette di far battere gli attuatori in fase o in controfase. Ecco quindi l'apparato pronto per l'utilizzo. Il generatore di onde è fissato ad una robusta asta con sostegno che può essere fissata al tavolo a una base pesante ed è l'unica parte non inclusa nell'apparato. La luce è collegata alla sua presa sul generatore di onde. Dopo aver chiuso il tubo di scarico, ricordatevene, versate circa 800 cc di acqua nella vasca. Aiutandovi con un piccolo oggetto come la lama di un cacciavite, verificate che la profondità dell'acqua sia la stessa ai quattro angoli della vasca ed eventualmente provvedete a mettere in piano la vasca regolando le tre viti calanti. Non occorre una grande precisione.
Per ridurre l'effetto della tensione superficiale dell'acqua, potete usare una goccia, proprio poche gocce, del tensio attivo fornito con l'apparato e passarlo sull'attuatore che desiderate utilizzare. Cominceremo con quello per l'onda piana. Lo bagniamo semplicemente di tensio attivo. L'attuatore per l'onda piana si collega alle manine in fondo alle due braccine dell'attuatore. A questo punto regoliamo l'altezza del generatore di onde in modo che l'attuatore vada a sfiorare l'acqua. Guardando con grande attenzione come l'attuatore è immerso nell'acqua, regolate le due manopole rosse in modo che sia immerso per tutta la sua lunghezza per circa mezzo millimetro. La regolazione tramite le due manopole rosse, traguardando ad occhio proprio a filo dell'acqua, non è difficile. Non è possibile dare indicazioni precise su cosa e come regolare. Giocando con la regolazione delle due manopole rosse e con la profondità a cui è immerso l'attuatore, dovete riuscire ad ottenere delle onde belle. Adesso vedremo cosa si intende. Per questo primo esperimento porremo l'attuatore molto vicino al bordo della vasca. Ecco delle onde belle come appaiono tra le gambe dell'apparato, cioè proiettate sul tavolo sotto l'apparato. Naturalmente è possibile montare lo schermo per avere una presentazione verticale. Qui le onde sono regolate a 10 Hz. Siamo passati a 18 Hz e abbiamo messo la lampada su strobe. Notate che a causa del fatto che la videocamera riprende 25 fotogrammi al secondo, nel video si vede un secondo effetto di risonanza tra i 18 Hz della lampada e i 25 della videocamera. Tale effetto non compare naturalmente ad occhio. Quando la lampada e la battuta sono perfettamente sincrone, è possibile misurare la lunghezza d'onda direttamente col righello. Utilizzando il comando che sfasa la battuta con la luce, è possibile vedere le onde avanzare a bassa velocità. È possibile seguire la singola onda. Vediamo ora alcuni classici esperimenti che si effettuano con l'ondoscopio. Cominciamo con la diffrazione. Mediante le due barriere lunghe creiamo una fessura di un paio di centimetri. Ecco il risultato con l'attuatore a 18 Hz. Si vede l'ombra delle due barriere, il fronte di onde piane che arriva e la fenditura che diventa sorgente di un'onda sferica. Per evidenziarla meglio potete aumentare l'ampiezza, cioè l'energia, col comando amplitude. Questo provocherà una turbolenza a monte della fenditura, ma un'onda molto più chiara a valle. Mettendo la lampada su strobe potete fermare l'onda. Per produrre interferenza utilizziamo invece le due barriere lunghe e la barriera più piccola al centro, lasciando due fenditure ragionevolmente uguali tra loro di un paio di centimetri. Ecco ciò che si proietta sul tavolo: le ombre delle tre barriere, le due fenditure e il fronte d'onda piano che arriva. Anche qui, per visualizzare meglio ciò che succede a valle delle fenditure, conviene aumentare l'ampiezza, cioè l'energia, anche se ciò crea una turbolenza a monte delle fenditure. Anche qui naturalmente possiamo mettere la lampada su strobe ed eventualmente variare leggermente la sua frequenza di 1-2% per vedere il movimento delle onde. Veniamo a un altro esperimento classico, la riflessione. Porremmo una sola barriera lunga verso il centro della vasca, non a 45 gradi, ma leggermente meno inclinata.
Per questo esperimento ponete l'ampiezza amplitude a 0. L'attuatore così non si muove. Genererete dei singoli impulsi d'onda dando un dolce colpetto all'apparato. Può sembrare un metodo molto rozzo, ma produce dei treni d'onda molto ben visibili. Per stimare gli angoli di riflessione, porremo il righello prima parallelo al fronte d'onda incidente, tireremo naturalmente una riga, e poi parallelo al fronte d'onda riflesso. Il tutto va fatto su un foglio di carta, naturalmente, gli studenti segnano anche la posizione della barriera e ragionano di conseguenza. Abbiamo sostituito la barriera piana con una curva. Ecco il fronte d'onda singolo. Oppure, accedendo l'attuatore a circa metà ampiezza, e qui naturalmente possiamo anche utilizzare la luce stroboscopica. Un esperimento che suggeriamo senz'altro è la misura della velocità di propagazione dell'onda. Cominciamo generando impulsi singoli e facendo cronometrare agli studenti quanto occorre per coprire un determinato tratto di strada sul fondo dell'apparato, per esempio 30 cm. Per aiutarvi potete porre dei riferimenti, anche delle semplici biro. Oppure, per fare una cosa più sofisticata, potete riprendere con una webcam un singolo fonte d'onda e misurare sul video. Con una profondità dovuta a circa 800 cc di acqua, cioè circa 7 mm, dovreste avere una velocità intorno ai 40 cm al secondo, con ampie oscillazioni. Generate poi un'onda fissa grazie alla lampada stroboscopica a una serie di frequenze diverse tra 5 e 30-35 Hz e fate misurare agli studenti, col righello, la lunghezza d'onda che vedono. Effettuate la misura sempre nello stesso punto, possibilmente, in modo da limitare l'effetto di deformazione geometrica dovuta alla proiezione della lampada. Effettuate la misura, per esempio, per 5, 10, 15, 20, 25 Hz. Ecco i risultati ottenuti durante le nostre prove con frequenze di 6, 9, 12, 18, 24, 30 e 36 Hz. Notate che si possono eseguire più misure a bassa frequenza, dove è minore l'errore percentuale sulla lunghezza d'onda che si commette con il righello. Comunque abbiamo ottenuto un risultato buono, con la dispersione molto bassa, 391 mm al secondo con la dispersione di 5, contro 400 mm al secondo stimati con l'impulso singolo. Un po' più delicato è la visualizzazione della rifrazione. Per eseguire questo esperimento aggiungete acqua nella vasca in modo da coprire con 2-3 mm d'acqua una delle sagome plastiche fornite, per esempio questa lente convergente. Producete poi un fronte d'onda piano a 15 Hz ed osservate la proiezione. L'effetto è molto più visibile a occhio nudo che nel video. La rifrazione viene qui simulata dal fatto che sopra la figura in plexiglass si trova uno strato d'acqua più sottile dove la velocità dell'onda è diversa. L'effetto viene massimizzato quanto più è sottile lo strato d'acqua sopra la figura in plastica. Per cui conviene svuotare la vasca dopo aver messo la figura in plastica attraverso il canale di scolo, fin tanto che un velo d'acqua rimane sopra la nostra lente. In questo caso l'effetto è molto marcato, qui lo vediamo anche con la luce stroboscopica. Tutti gli esperimenti visti sinora sono stati eseguiti con l'attuatore onda piana. Installiamo adesso gli attuatori puntiformi e li immergiamo insieme.
Al solito utilizziamo le manopoline rosse per accertarci che siano paralleli. Ecco, visto con la lampada stroboscopica, il classico pattern interferenza di due sorgenti puntiformi. Sfruttando l'interruttore che permette di svariare la fase, abbiamo messo le due sorgenti in controfase. Al solito possiamo variare la frequenza. Come ultimo esempio di utilizzo dell'ondoscopio, vediamo una spettacolare visualizzazione dell'effetto Doppler. Per farla, si smonta il generatore di onde dal suo supporto, lo si dota di un unico puntino e lo si fa scorrere lungo il bordo dell'ondoscopio. È necessaria un minimo di attenzione e un po' di prove prima di riuscire a ottenere un buon effetto. L'idea, naturalmente, è quella di battere regolarmente la superficie dell'onda mentre la sorgente si muove. Una volta presa un po' la mano, è facile ottenere una spettacolare visualizzazione dell'effetto Doppler. Dato che le onde si muovono a circa 40 cm al secondo, una velocità di pochi centimetri al secondo provoca un effetto evidentissimo. Potete anche divertirvi a superare il muro del suono e vedere che l'onda assume la classica forma conica di un bang sonico. Per qualsiasi informazione, contattateci. I nostri servizi tecnici e commerciali sono a vostra disposizione.